Il 7 giugno 2021 è arrivata la notizia che la Food and Drug Administration americana ha approvato l'utilizzo dell'aducanumab, un anticorpo monoclonale, per la forma lieve iniziale di Alzheimer. Una notizia dirompente, molto importante per due motivi: perché l'ultimo farmaco approvato per questa malattia risale al 2003, perché nel questo intervallo di tempo dal 2003 ad oggi sono falliti centinaia di trials clinici con altrettante molecole, e perché questa molecola di aducanumab sarebbe di fatto la prima in grado di interferire con la progressione naturale della malattia. Gli altri farmaci sino ad oggi disponibili sono dei sintomatici che non interferiscono con la progressione della malattia. Ci sono una serie di motivi che giustificano un certo scetticismo nella comunità scientifica internazionale, che possono essere riassunti nei seguenti punti. Questo è un farmaco che si rivolge solo ad uno dei molti tasselli che compongono il mosaico Alzheimer, ed in particolare alla beta-amiloide. Quindi, se nel cervello di quel soggetto, di quel paziente, non è presente la beta-amiloide, questo farmaco non è indicato. Che questo farmaco richiede una diagnosi precoce da fare anche con tecniche molto sofisticate, molto elaborate, per esempio con la PET, con il radioligando per la beta-amiloide, tecniche che non sono disponibili ovunque nel mondo e anche scarsamente disponibili per rimanere al nostro paese sul territorio italiano. È un farmaco che ha non banali effetti collaterali, in particolare su un numero importante di soggetti può produrre edema del cervello, quindi rigonfiamento del cervello, e anche delle microemorragie, quindi piccoli stravasi di sangue all'interno del cervello, tutte cose che vanno studiate e seguite con una serie di risonanze magnetiche da fare ciclicamente nel corso della somministrazione del farmaco, il che porta all'ultimo punto, che è quello dei costi. Questo farmaco, direttamente per il costo della molecola ed indirettamente per il costo degli esami diagnostici necessari e degli esami di monitoraggio necessari, può arrivare ad un costo unitario che si aggira intorno ai $50.000 all'anno per ogni singolo paziente. Naturalmente questo dei costi è tema di negoziazione con le autorità del farmaco europee e italiane, però è certamente un elemento molto importante nella valutazione del rapporto costi-benefici. Come funziona questo farmaco? È un anticorpo monoclonale di derivazione umana che in modo selettivo va ad attaccarsi a tutte le forme di beta-amiloide presenti nel cervello, dalle forme quelle solubili, molto iniziali, fino alla placca. Ci sono oramai prove molto sicure che riesce a sciogliere, a non permettere l'accumulo di ulteriore beta-amiloide, addirittura ad eliminare almeno parzialmente quella che si è accumulata. Se questo dato, che oramai è assodato, si consoliderà anche con un blocco dell'evoluzione del quadro clinico, sarà dimostrato dall'ulteriore trial clinico che l'FDA americana ha chiesto alla multinazionale che lo produce, per cui vedremo fino a che punto in queste forme molto iniziali di malattia il blocco di produzione di deposito della beta-amiloide si affiancherà ad un rallentamento della perdita delle funzioni cognitive. Detto questo, sappiamo che aducanumab non sarà la soluzione definitiva, sappiamo che ha limiti, sappiamo che ha un rapporto costi-benefici tutto da valutare, ma non possiamo ignorare che è il primo passo verso una soluzione che fino a pochi giorni fa sembrava lontanissima. Una porta si comincia ad aprire, si vede un primo spiraglio per tanti malati e per le loro famiglie.